Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Governo verso richiesta di scostamento di bilancio da 25 miliardi, fondi per cassa integrazione, rientro a scuola e tagli alle tasse. Lo scostamento di bilancio che il governo chiederà alle Camere sarà di circa 25 miliardi. A rivelarlo sono state alcune fonti di maggioranza, mentre intorno alle 22 era in corso a Palazzo Chigi il vertice dei capi di delegazione e dei responsabili economici di PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e l'EU, con il Premier Giuseppe Conte. La richiesta di nuovo deficit, che sarà ufficializzata nel Consiglio dei Ministri, potrebbe quindi salire da 20 a 25 miliardi. Buona parte dei fondi sarà destinato alla cassa integrazione, Covid, agli agenti locali e agli incentivi alle imprese per le assunzioni. Dopo il voto delle Camere, previsto per il 29 luglio, sullo scostamento di bilancio il Governo presenterà la manovra d'agosto, che conterrà i nuovi stanziamenti di risorse. Il Consiglio dei Ministri è iniziato poco prima delle 23. La gomorra dei carabinieri di Piacenza tra spaccio e pestaggi non arriveranno mai a noi, ho fatto un'associazione a delinquere, dicevano. Le intercettazioni captate dagli investigatori della Guardia di Finanza raccontano uno spaccato di criminalità che girava attorno al gruppo di carabinieri, 5 dei quali finiti in cella e uno ai domiciliari, che erano certi di essere irraggiungibili. Le microspie hanno anche intercettato il racconto di un'estorsione. Hanno detto ai presenti Gomorra, le scene di Gomorra, guarda che è stato uguale, tu devi vedere gli schiaffoni che gli ha dato. San Matteo di Azorin, nelle carte dell'inchiesta ostruzionismo dei leghisti su chi voleva usare altri test. I PM dicono fare luce sui legami politici. Una prima pista porta all'Insubrias Biopark di Gerenzano, in provincia di Varese, dove hanno alcuni uffici sia la di Azorin S.p.A. sia la Fondazione Istituto Insubrico. Il direttore generale Andrea Gambini, già commissario della Lega Varesina e presidente della Fondazione IRCCS Carlo Besta, ma Gambini è anche presidente del CDA di Servire SRL, un'azienda che a sua volta si occupa di manutenzione di attrezzature e macchinari per la ricerca biotecnologica. Gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria hanno evidenziato stretti rapporti commerciali di Diasorin con entrambe le società e ora è necessario capire la natura e la reale consistenza delle prestazioni. Senato, l'operazione di tre ex fedelissimi di Berlusconi, Quagliariello, Romani e Berutti, lasciano Forza Italia e vanno nel misto. I tre hanno annunciato la creazione di una nuova componente di centrodestra nel misto. Secondo alcuni sono gli ennesimi segnali di una Forza Italia in declino, ma secondo altri potrebbero rivelarsi ago della bilancia se il governo, che a Palazzo Madama gioca sul filo dei numeri, avesse bisogno di una mano. Intanto loro dichiarano all'opposizione senza se e senza ma. Perquisite 6 società del gruppo FCA, indagine a Francoforte per frode su emissioni inquinanti, installati dispositivi non conformi a regole europee. La Procura di Torino, in collaborazione con i magistrati tedeschi, invia i finanzieri a Mirafiori, Lungotto e nel centro ricerche di Orbassano. Baschi gialli anche negli uffici di CNH Industrial. L'ipotesi è che su alcuni modelli siano stati installati dispositivi non conformi alla regolamentazione europea, per cui le emissioni inquinanti sarebbero superiori a quelle rilevabili in sede di omologazione. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid in Campania, l'indice di contagio RT torna sopra quota 1 e De Luca attacca la Lombardia. Al di là delle ventate di ottimismo, in Campania i bollettini dei contagiati Covid registrano un'improvvisa impennata, ben 19 nuovi casi solo ieri. A Conca e a Castelvolturno nel Casertano e nel Salernitano, tra il capoluogo e Pisciotta nel Cilento, tanto che in quest'ultima località turistica ieri il sindaco ha emanato un'ordinanza per ripristinare l'uso delle mascherine anche all'aperto.
De Crescenzo e il Post Lega. Laurito dice: chi plagia Luciano non è un uomo d'amore. Marisa Laurito, direttrice del teatro Trianon Viviani, ha lavorato a lungo con Luciano De Crescenzo, del quale era personale amica. Ha recitato in tanti suoi film e più di recente è stata in tournée con Così parlò Bellavista, tratto dal romanzo di De Crescenzo, uno spettacolo nato quando Luciano era ancora vivo. Lui aveva partecipato anche alle prove. Più che un ricordo, questo spettacolo è nato con lui. Era un genio. Dice così la Laurito, che oggi scende in campo per difendere il suo Luciano da ogni appropriazione indebita, come quella consumata, secondo lei e tanti altri, dal candidato della Lega Severino Nappi. Il politico ha pubblicato la foto dello scrittore, una citazione di De Crescenzo, dove diceva: Napoli, l'ultima speranza dell'umanità, accompagnate dal logo Lega Salvini Premier, oltre che dai loghi Prima gli italiani e Campania il nostro posto, quest'ultimo il movimento civico fondato dallo stesso Nappi. Notizie dalla Puglia. Confermate in appello le condanne ai 9 imputati del processo per l'omicidio di Anna Rosa Tarantino a Bitonto. Pene confermate, in parte ridotte in appello per 9 pregiudicati dei clan Conte e Cipriano di Bitonto, imputati nel processo per 4 agguati mafiosi. L'ultimo di questi, avvenuto il 30 dicembre del 2017, portò anche alla morte dell'anziana sarta Anna Rosa Tarantino, uccisa per errore durante la sparatoria avvenuta nel centro storico di Bitonto. I giudici della Corte di Assise di Appello hanno così confermato la condanna a 20 anni di reclusione per il boss Domenico Conte, ritenuto mandante del delitto, per Cosimo Liso e per Alessandro D'Elia, mentre sono state ridotte le pene nei confronti degli altri 6 imputati. Lavori sulla pavimentazione della strada statale 96, carreggiata unica fino a novembre, senso unico alternato con semaforo sulla strada statale 96 Barese tra Gravina e Altamura, lo ha disposto l'ANAS a causa dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione avviati a mezzanotte. Interventi che proseguiranno fino al 25 novembre 2020, interessando il tratto di carreggiata dal chilometro 56.350 al chilometro 80.600 in entrambe le direzioni. Notizie da Treviso e dal Veneto. Profughi delle ex caserme di Treviso e Oderzo, 15.000 euro di multe non pagate, a tanto ammontano ben 170 sanzioni elevate da MOM agli ospiti dell'ex Serena e della ex Zanusso di Oderzo. Schianto in moto nel Vicentino, morto un 38enne trevigiano, a perdere la vita Diego Dalla Rosa, elettricista di Asolo. L'incidente è avvenuto a Scaldaferro di Pozzoleone, lungo la strada provinciale Bassanese Superiore. Violentissimo l'urto che ha disarcionato e proiettato l'uomo contro una recinzione, uccidendolo sul colpo. Striscioline di carte abbandonate per strada per protesta, un ecovandolo è stato stangato, continua la lotta contro l'inciviltà. Abbandono di rifiuti calati del 21% in un solo anno, ben 40 ecovandoli multati in un anno e 5.000 euro di sanzioni nel solo comune di Susegana. Un malore improvviso stronca il musicista trevigiano Max Varisco, padre di 2 figli, viveva a San Zenone e lavorava in aeroporto. È stato tradito dal cuore all'età di 59 anni mentre si trovava a casa. Bassista e chitarrista, è molto conosciuto a Treviso per essere stata l'anima di gruppi rock e beat tra gli anni 70 e 80. La città di Treviso si rilancia, pronti 132.000 euro per le nuove attività commerciali. Il Comune ha firmato il protocollo d'intesa per la promozione di attività commerciali, artigianali, agroalimentari e di servizio nei locali sfitti da almeno 3 mesi. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Gorizia in lutto per la morte del piccolo Stefano. Il volo di 30 metri all'interno di un pozzo nel parco Coronini-Cronberg non ha lasciato scampo al ragazzino di 13 anni. Gorizia si è stretta attorno alla famiglia di Stefano, il ragazzino di 13 anni morto mercoledì mattina dopo una tragica caduta all'interno di un pozzo nel parco della villa Palazzo Coronini-Cronberg, dove si trovava assieme ai compagni del centro estivo Salesiano. Rotta balcanica, il Friuli Venezia Giulia dichiara lo stato di preallerta. Il vicepresidente Riccardi, d'intesa con il governatore Fedriga, ha firmato l'atto per fronteggiare l'eccezionale afflusso di migranti
Il vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi, in qualità di assessore delegato alla Protezione Civile Regionale, d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha firmato ieri lo stato di preallerta sul territorio del Friuli Venezia Giulia in vista di un rischio emergenza al fine di fronteggiare l'eccezionale afflusso di migranti nel territorio regionale durante lo stato di emergenza da Covid-19. Imprenditore morto in Slovacchia, ci sarà l'autopsia. Oggi i familiari di Loris Colusso hanno chiesto di poter seguire gli esami attraverso un perito di parte. L'autopsia prevista per oggi sul corpo di Loris Colusso è stata spostata, dovevano farla ieri, ma è stata spostata a oggi, in quanto i familiari dell'imprenditore friulano, trovato morto nel Danubio in Slovacchia, hanno chiesto attraverso l'ambasciata italiana a Bratislava di inserire un perito di parte e di eseguire gli esami tossicologici. A28, camion urta un pilone del ponte, il tratto è stato chiuso per le verifiche statiche, disagi al traffico al confine tra i comuni di Alzano Decimo e Fiume Veneto. Il ponte di Via Vallonna, al confine tra i comuni di Alzano Decimo e Fiume Veneto, è stato chiuso al traffico ieri pomeriggio intorno alle 17.30. Un camion passando sotto al manufatto lungo la A28 che collega Portogruaro con Pordenone aveva infatti urtato un pilone rendendo necessari i controlli statici. In fuga dalla Cavarzerani prima della chiusura, la polizia locale ha intercettato due siriani che dopo aver trascorso alcune notti in albergo volevano raggiungere la Germania. Una pattuglia di pronto intervento della polizia locale di Udine ha intercettato due migranti siriani che prima della chiusura dell'ex caserma Cavarzerani erano riusciti a lasciare la struttura. Il rintraccio è avvenuto grazie a un'auto sospetta posteggiata nella zona della stazione. Ieri mattina gli agenti hanno notato il veicolo di nazionalità tedesca con immatricolazione scaduta. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.